Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life, tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook ed Instagram. A poche ore dalle aggressioni che nel weekend hanno infiammato il centro di Rieti e di cui Rieti Life vi aveva dato notizia, la violenza torna nelle vie del Reatino. Nel tardo pomeriggio di ieri, nella piazza principale di Città Ducale, si è infatti consumata una rissa tra extracomunitari con tanto di bottiglie e coltelli. Ad intervenire sul posto, carabinieri e 118 per prestare cure ad alcuni soggetti coinvolti per le ferite riportate. Non si è fatta attendere la reazione del primo cittadino di Città Ducale, Leonardo Ranalli. Un'escalation di violenza intollerabile per la nostra comunità, che tenteremo di arginare con ogni mezzo a nostra disposizione. Immediatamente richiesto un incontro in prefettura, avvenuto nella giornata di oggi, per affrontare una problematica ormai dilagante in città. A conclusione dell'incontro è stato disposto un rafforzamento dei controlli e l'immediato allontanamento dei soggetti ritenuti pericolosi. Una truffa da 600 euro ai danni di una donna di Magliano Sabina ha portato i carabinieri a denunciare un extracomunitario domiciliato a Piacenza che tramite vendite fittizie di beni era riuscito a raggirare la donna e a ricevere da questa diverse ricariche a titolo di pagamento per l'acquisto di svariati prodotti. All'ammontare della cifra di 600 euro il truffatore è poi sparito senza effettuare alcuna spedizione. Ieri sera il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, è tornata a Rieti in vista delle elezioni europee. Ad accoglierla in una cena organizzata, iscritti e simpatizzanti, insieme al sindaco di Città Ducale, Leonardo Ranalli, in rappresentanza dei sindaci di centrosinistra al voto nel territorio reatino il prossimo giugno. E ieri sera, durante la prima puntata del talent Mediaset Io Canto Family, le reatine Alessandra e Giulia, rispettivamente mamma e figlia, si sono esibite in un duetto che ha riscosso il favore di pubblico e giudici. Alessandra e Giulia non sono nuove all'ambiente canoro, per il quale in passato hanno già ricevuto premi e riconoscimenti. Tanti complimenti per loro anche via social ed ora si attende la prossima puntata per rivedere i duetti in cui si cimenteranno. E apriamo la pagina dello sport in grande stile con l'abbraccio commosso tra il tecnico della Roma Mourinho e Paolo Dybala al termine della finale di Europa League Roma-Siviglia di Budapest. È questo lo scatto col quale il direttore di Rieti Life, Emiliano Grillotti, si è aggiudicato il secondo posto nell'edizione 2024 del concorso indetto dall'Unione Stampa Sportiva Italiana, Lo Sport e Chi lo racconta. A giudicare lo scatto del direttore, un'autorevole giuria di giornalisti sportivi che questo pomeriggio ha consegnato allo Stadio Olimpico, dalle mani della moglie di Gianni Minà, a cui è dedicata questa edizione, il prestigioso riconoscimento. È un onore stare qui nella mia casa professionale, chiamiamola così, lo Stadio Olimpico. Il secondo anno di seguito che arrivo secondo, non voglio influenzare la giuria per il prossimo anno, però magari tenetemi conto. Però sono uno che è arrivato secondo ma felice, tanto perché le mie difficoltà nascono dal fatto che io vengo dalla provincia e abbiamo ancora più difficoltà dei giornalisti e fotogiornalisti che stanno in città più importanti. E poi sono felice perché questo premio è dedicato a una leggenda, un monumento, ecco, per me che sono ancora relativamente giovane, ma Gianni Minà è stato una pietra miliare e lo sarà per sempre. E passiamo al basket con la vittoria 77-73 al Palazzo Giurner contro Salerno. La NPC si avvicina sempre di più alla salvezza. Ora la serie contro i campani è 2-0 per gli uomini di Ponticello che venerdì 24 maggio avranno il primo match point al Palalongo. In Serie A2 in questi minuti la Real Sebastiani si sta giocando gara 2 delle semifinali playoff contro la Fortitudo Bologna. Amaranto Celesti che puntano a pareggiare la serie per giocarsi due gare al Palazzo Sojourner. I risultati del match su rietilife.com. E passiamo all'atletica, proseguono gli arrivi eccellenti al Guidobaldi nel secondo giorno di Olympic Camp. Primo allenamento in mattinata per il velocista canadese André Lagrasse, in pista anche la triplista bulgara Gabriela Petrova, in vista di Europei ed Olimpiadi. E intanto cresce l'attesa per l'arrivo di Marcel Jacobs, previsto nei prossimi giorni perché attualmente impegnato in visite mediche prima di approdare a Rieti.
Ed era questa l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale di Rete Life. Restate informati con tutti i siti del nostro network e non perdete la programmazione di Rete Life TV cliccando sul pulsante che trovate accanto alla nostra testata. Io vi do appuntamento a domani, sempre alle 20.45 su retelife.com, Facebook ed Instagram. Buona serata.